Test superato a pieni voti per la viabilità in centro ad Ancona durante il big event della Notte Bianca. L'amministrazione comunale in primis, gli assessori Giovanni Zinni e Angelo Eliantoni avevano fatto un appello nei giorni scorsi ai cittadini a lasciare le auto a casa e ad utilizzare più che altro bus e navette disponibili dai vari parcheggi sotterranei della città. In effetti, a fronte di oltre 35.000 presenze, da Corso Amendola fino a Piazza del Papa non si sono verificati grossi intoppi per le vie nevralgiche della città. Che sia questa una prima apertura da parte degli anconetani ad una viabilità alternativa, più sostenibile ed ecologica. Lasciare a casa l'auto per attraversare la città a piedi e in bici, oppure usufruendo dei mezzi pubblici. Ma quali sono le priorità degli anconetani sotto il profilo della viabilità? Notte Bianca, c'è stato molto movimento anche sui bus. Secondo lei ha funzionato e potrebbe essere un incipit di una nuova mobilità ad Ancona? Ha funzionato, ma io vorrei dire di più. Se me lo concedete, finalmente Ancona sta uscendo da 33 anni di proibizionismo. I nostri giovani, ora spero che non dovranno più fare 100 km a nord o 50 a sud per andarsi a divertire, il che incide tutto anche sulla sicurezza. E quindi io sono molto contento. Metterei mano prima alle frazioni, perché Sappanico, Montesicuro, Candia, tutto dietro a Ponte Lungo, lì è veramente un bel casino. Io inizierei da lì, sinceramente. Io abito a Pinocchio, perciò a Pinocchio vengo giù con l'auto, prendo l'1-4 dal passetto, poi ritorno nord, non è che faccio altre strade, capito? C'ho l'abbonamento, cammino con l'auto, capito? Frequento solo strade praticabili, via delle Cavolce, quella lassù. Tutta da rifare perché è piena di buche? Sì. Per il resto, noi antichi camminiamo poco, non ci accorgiamo di niente, capito? Faccio solo le vie principali, abito in via di Puglia, quindi non ho possibilità di controllare cosa succede in periferia, capito? Con le strade più disastrate, comunque adesso mi viene da pensare quella che sta, insomma, verso la stazione, questa qui sotto verso il porto, insomma, per poi quelle del centro storico sicuramente sono piene di buche, ecco. Come trova le strade di Ancona e quali potrebbero essere da sistemare? No, sono molte da sistemare. Abbiamo un nuovo sindaco, un nuovo governo comunale e io abito a Palombella. È un disastro. Disastro. Un disastro in che senso? Che problematiche ci sono? No, manca il semaforo, siamo lì isolati con i mattoni, quelli grandi, giganti. Il ponte casca a pezzi. Il sindaco Silvetti, sbrigati, vieni da noi.